Io vorrei chiedere al sindaco di Roncadelle se poteva raccontare in particolare un'esperienza positiva del suo comune. Siamo in provincia di Brescia, alle porte di quel mostro che si chiama inceneritore A2A, ex ASM di Brescia, che ha creato il marketing di ASM Brescia, la parola termovalorizzatore, non esiste negli altri, e viene proprio dal settore marketing della ex ASM, che si auto affidato, ero stato io a scoprirlo con una semplice ricerca su internet qualche anno fa, il premio del più bel inceneritore del mondo. Peccato che il premio è stato vinto e assegnato dalla stessa ditta che l'ha costruito, che era la Martin. Ma questa è una cosa. Siamo alle porte appunto di questo mostro che blocca la raccolta differenziata, ma il comune di Roncadelle, proprio perché fortunatamente non deve sottostare alla dittatura del cassonetto stradale della ASM Brescia. Ricordo che in passato, tra l'altro, la ASM Brescia era socia nella ditta che allora, adesso è fallita, costruiva i cassonetti stradali, l'OEBM Brescia, bravissimo. Questo che fa vedere proprio come il cassonetto stradale, il sistema cassonetto stradale, sia direttamente collegato, perché non permette alte percentuali di raccolta differenziata, al business dello smaltimento in discarica o peggio dell'incenerimento. Ecco, io vorrei che tu ci potessi raccontare questa esperienza di raccolta porta a porta a Roncadelle e anche un giudizio sul fatto che le amministrazioni che sono libere da questi multi-utility quotate in borsa, che ormai purtroppo non rispettano più la democrazia, vedi l'esito dei referendum sull'acqua, e quando si è liberi da questi vincoli, i comuni riescono più facilmente a far partire, a prescindere dal colore politico, iniziative cosiddette che noi chiamiamo a 5 stelle, appunto, come la raccolta differenziata porta a porta. Prego. Ma rispetto a quest'ultima cosa che dicevi, io ho una posizione personale molto critica rispetto a questa tendenza che si è sviluppata ultimamente delle ex municipalizzate. Cioè, è questo ex che mi fa un po' rabbia, perché è vero che dove c'era l'intervento della politica, spesso, qualche volta, ci può essere anche tuttora abusi, inefficienze, eccetera. Ma io credo che la prima sfida di un amministratore sia quella di dimostrare, un amministratore che ci tenga a fare l'amministratore come si deve, dimostrare che non necessariamente dove la gestione di aziende che hanno una loro natura economica sia pubblica, per forza ci devono essere inefficienze o ruberie o cose del genere. Cioè il fatto di dire privatizziamo perché il pubblico è una roba allo sbando, vuol dire secondo me arrendersi di fronte a quella che innanzitutto è una propria responsabilità e poi una sfida che è quella di rendere anche il pubblico efficiente. Se negli anni si erano consolidate queste aziende che erano municipalizzate, un senso c'era, municipalizzate vuol dire legate alla municipalità, vuol dire che dipendevano direttamente dai comuni su cui erano insediate, vuol dire che attraverso le tariffe che i cittadini pagavano, i comuni, le aziende e poi i comuni potevano disporre di risorse che venivano reinvestite a favore della collettività. Questa tendenza invece alla ex municipalizzazione e quindi alle multi-utilities e quindi alla quotazione in borsa ha spostato completamente il livello dal appunto livello municipale, quindi con uno stretto legame con il territorio, i cittadini, le amministrazioni pubbliche, a un livello che è quello finanziario, che è quello della borsa e che quindi risponde, come sappiamo, ad altre logiche, non necessariamente agli interessi economici e all'interesse a godere di un servizio efficiente da parte dei cittadini. Quindi, insomma, mio giudizio assolutamente negativo. Per venire poi alla nostra esperienza della raccolta rifiuti, noi abbiamo avuto il sistema dei cassonetti fino al 2009, ad eccezione di una parte del paese sulla quale da alcuni anni avevamo avviato una sperimentazione di porta a porta. Il 2010 è stato l'anno di transizione, il 2011 è stato il primo anno completo con il sistema del porta a porta, quindi aboliti completamente i cassonetti e sostituito con la raccolta domiciliare. Noi già con il sistema dei cassonetti avevamo raggiunto un risultato, io dico invidiabile, che era il 49,5%, un dato non così facile, diciamo, da raggiungere con il sistema dei cassonetti. Grazie al porta a porta siamo passati dal 49,5% del 2009 al 73-74% del 2011. E la cosa bella è che sempre facendo riferimento all'ultimo anno dei cassonetti, primo anno completo del porta a porta, quindi confronto 2009-2011, i costi complessivi del servizio rifiuti sono calati del 6%.
il che non vuol dire che si sono ridotti drasticamente, che ci sono stati festeggiamenti con i fuochi d'artificio, però questa è la migliore risposta che va data a tutti coloro, e sono tanti, che di fronte al sistema del porta a porta, nella migliore delle ipotesi storcono il naso, nella peggiore ti lanciano improperi di ogni tipo. Perché sostengono che il servizio costi di più, perché sostengono che il servizio è più scomodo per i cittadini, perché sostengono che tanto comunque va tutto dove non dovrebbe andare e così via. In realtà i nostri dati e la nostra gestione dimostrano che se si fanno le cose come si deve, i risultati si ottengono. Dal punto di vista ecologico, perché abbiamo un 20% di rifiuti in meno che sono stati inceneriti, abbiamo avuto un risparmio che si è tradotto pari pari in una minor richiesta sotto forma di tariffa ai nostri cittadini, perché noi da anni copriamo il costo dei rifiuti al 100%, cioè tanto spendiamo nel servizio rifiuti, tanto chiediamo sotto forma di tariffa, per cui il fatto di aver speso meno ha comportato anche una minore richiesta in termini di tariffa, per cui la tariffa nel 2011 è calata rispetto al 2010. La cosa, lo anticipo per i roncadellesi presenti, non potrà avvenire nel 2012 per alcuni motivi tecnici, il principale dei quali il fatto che la provincia abbia aumentato l'addizionale sullo smaltimento dall'1% che era fino all'anno scorso al 5%. Detto così sembra un aumento del 4%, ma se la guardiamo bene è un aumento del 500%, cioè perché quella tassa lì è aumentata di 5 volte. E su cifre che per quanto ci riguarda viaggiano intorno al 1.200.000, 1.300.000, passare dall'1% al 5% non è una cosa indifferente. E quindi per la stessa logica del 100% saremo costretti poi a ricaricarla sulla tariffa. Questa è una norma che vale per tutta la provincia di Brescia, quindi l'anticipo ai nostri cittadini, ma guardate che ve la ritroverete, insomma i bresciani se la ritroveranno tutti nella tariffa diciamo 2012 che normalmente viene pagata a fine anno se non il 2013. Quindi il nostro risultato è assolutamente positivo, credo che margini di miglioramento ce ne siano, ma ce ne sono a maggior ragione se teniamo conto della particolarità del nostro comune. Noi, lo si diceva prima, ma insomma, lo sapete, Roncadelle dove? Roncadelle è un paese dell'Interland attraversato da grandi vie di comunicazione, quindi molte persone che ogni giorno la attraversano per andare al lavoro, la sera tornano per andare a casa. È un paese su cui insistono due importanti centri commerciali che hanno i loro annessi e connessi in termini di persone che vanno a fare la spesa e quindi anche di rifiuti che vengono prodotti. Noi con entrambi i centri commerciali, Rondinelle e Ikea, da anni abbiamo attivato una collaborazione che io giudico complessivamente molto positiva, che raggiunge l'eccellenza con l'Ikea, perché l'Ikea è in grado di separare il 94-95% dei propri rifiuti. È un'azienda svedese, quindi parte da un livello anche di sensibilità diverso rispetto al nostro. Devo dire che spesso sono loro da esempio per noi italiani, quindi spesso con l'IKEA non si tratta di sollecitarli ad andare in una certa direzione di ecosostenibilità, ma anzi sono loro che di buon grado a volte propongono, a volte condividono le proposte che vengono avanzate. Devo dire però che anche la gestione delle rondinelle nel tempo è assolutamente migliorata, anche perché da alcuni anni noi alle rondinelle abbiamo attivato con una convenzione a tre un meccanismo di dispensa sociale. Cosa significa? Significa che tutti i prodotti prossimi alla scadenza o quelli già scaduti, ovviamente con altre finalità, vengono totalmente eliminati dal circuito dei rifiuti, quindi non diventano più rifiuti, ma vengono utilizzati vuoi per le mense, vuoi per i canili, vuoi per il compostaggio. Quindi anche qui un duplice vantaggio, quello di ridurre i rifiuti e di produrre un beneficio in termini anche sociali. È un servizio che noi garantiamo attraverso una cooperativa, i costi vengono ripartiti per fortuna non equamente, nel senso che la maggior parte dei costi sono a carico del privato, del centro commerciale come è giusto che sia, una parte sono a carico anche del comune per una mera questione organizzativa. Però, ripeto, sono risultati molto importanti che hanno richiesto nel tempo, ben prima del 2009, un impegno costante e un monitoraggio costante. Ecco, lo si diceva prima, lo si accennava prima, non basta enunciare la volontà di andare in una direzione, così come non basta decidere da oggi cambiamo sistema, via i cassonetti, avanti il porta a porta. Serve un controllo continuo, serve un'azione continua nei confronti dei cittadini, educativa
ma dico anche in positiva, perché guardate che il passaggio del porta a porta non è mai automatico, anche per chi è convinto non è mai automatico, perché comporta un cambiamento delle proprie abitudini, perché vuol dire che invece che portare fuori la borsina in qualsiasi momento del giorno o della notte, devo tenermelo lì anche una settimana e così. Quindi, anche per chi è convinto non è stato un passaggio indifferente. Per questo serve un continuo contatto con i cittadini, un continuo monitoraggio anche delle situazioni più delicate, perché io sono stato molto soddisfatto di come è avvenuto il passaggio, anche in termini di decoro, di modalità di conferimento dei rifiuti sui marciapiedi, eccetera. Però non posso negare che tuttora due o tre situazioni critiche in due o tre punti del paese ci sono. Ecco, quelle richiedono un continuo monitoraggio, una continua attenzione, quindi un contatto con i condomini, con gli amministratori condominiali, il fatto di capire dove si può intervenire, forse è meglio individuare una zona diversa, dei carrellati diversi, un impegno continuo per mantenere i risultati raggiunti e anche per consolidarli e migliorarli nel tempo. Questo è insomma motivo di orgoglio, a maggior ragione per un comune come il nostro che, ripeto, è alla periferia della città, e questo, oltre alle cose che dicevo prima, comporta anche il fatto di essere vicini di casa di un'istituzione, di un ente ingombrante. Perché? Perché comunque quei pochi rifiuti che ancora produciamo indifferenziati vanno all'inceneritore, quindi il fatto di averli ridotti di molto ha reso un po' più infelice qualcuno. Ma insomma, pazienza, ecco, l'importante è che un numero sempre crescente di comuni in provincia di Brescia, e questo ve lo garantisco al di là dei colori e al di là delle aziende che gestiscono concretamente la raccolta dei rifiuti, stia passando al porta a porta, e quindi nel tempo la quantità di rifiuti indifferenziati che la provincia di Brescia sta producendo sta calando drasticamente. Questo poi, se vogliamo, poi finisco, questo se vogliamo poi pone altri interrogativi, perché se l'inceneritore deve funzionare e i rifiuti prodotti in provincia di Brescia, i rifiuti indifferenziati che vanno a bruciare lì, continuano a calare, vuol dire che da qualche parte bisogna importarli, e quindi qui si crea un altro cortocircuito rispetto a quello che, adesso magari arriveranno anche quelli di Parma, visto che l'inceneritore è bloccato, si crea un ulteriore controcircuito rispetto a una previsione del decreto Ronchi, se non sbaglio ancora del 99, che parlava di autosufficienza provinciale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Ecco, avere delle cattedrali mastodontiche che per funzionare devono importare i rifiuti, secondo me non è positivo per chi accoglie, ma nemmeno educativo per chi esporta, perché tanto se c'è qualcun altro che risolve il problema, sono meno portato a studiare soluzioni più virtuose in materia di rifiuti.